Marco Donati scende in piazza e sceglie Piazza San Jacopo. L'ex parlamentare PD ed ex renziano, adesso con l'abito civico, ha così presentato la sua candidatura a sindaco e le due liste che lo sostengono nella corsa Palazzo Cavallo, Scelgo Arezzo e Con Arezzo. Io non mi vergogno del mio passato, ho fatto parte di un'esperienza politica che in questa città ha raccolto molti consensi, tantissime figure politiche, centro-destra e centro-sinistra, guardavano a quell'esperienza, però quell'esperienza si è chiusa. Io non ho proseguito la mia esperienza politica anche perché non ero in nessun cerchio magico, sono una persona libera che dimostra con questa candidatura che posso guardare al bene della mia città, e lo dimostrano gli amici che sono con me in questa lista. L'aspirante sindaco ha così parlato a tutto tondo, toccando temi come lavoro, sanità e sicurezza. Una grande fase di sviluppo economico, ho dato una notizia con un amico con cui da mesi mi sento, Livio Valenti, in questo momento è ad Harvard, anzi appena tornato ad Arezzo abbiamo annunciato che con ogni probabilità Arezzo nella prossima estate avrà un centro di innovazione e sostenibilità collegato con Harvard, un progetto sperimentale che deve stare al centro della città delle competenze, che tornerà a dare lavoro e opportunità ai nostri giovani. E poi appunto la sanità, le frazioni, un assessore alle frazioni per dare risposte a coloro che in questi anni non le hanno avute, più territorio, più ascolto e più partecipazione. Al fianco di Marco Donati, con la lista civica Scelgo Arezzo, adesso è sceso anche Paolo Lepri, consigliere comunale, ex del Movimento 5 Stelle, fuoriuscito alcuni mesi fa. La scelta perché Marco mi ha convinto con le sue idee, con le sue proposte, con la voglia di cambiare realmente questa città, e anche principalmente perché non c'è nessun vincolo di qualsiasi partito politico. Siamo tutte persone libere da impegni partitici